Anche lei ha a che fare in queste ultime ore con ordigni bellici, è giusto? Esatto, buonasera a tutti gli spettatori di Fano TV, sì, anche noi siamo stati baciati da questo evento. Cosa è stato trovato nelle vostre zone? Ma essenzialmente lì con la neve si è creata una frana, quando l'abbiamo pulita abbiamo rinvenuto un proiettile, di fatto, dovrebbe risalire alla Seconda Guerra Mondiale, lungo 50 centimetri e di diametro 12, quindi questo è quello che è stato rinvenuto. Adesso avete attivato tutte le procedure, quindi quale sarà l'operatività nelle prossime ore? Esatto, noi abbiamo transennato l'area, recintato l'area, segnalato l'area, abbiamo attivato tutto il processo che parte con la segnalazione ai carabinieri, alla prefettura, il sindaco sottoscritto ha fatto l'ordinanza e poi dopo arriveranno gli artificieri a disinnescare e a togliere l'ordigno bellico. La zona, che zona è? Una zona che ha una certa densità abitativa, una zona aperta a No, la campagna? zona è una zona marginale, una frazione del nuovo comune di Terra Verese, che Poggio era nel vecchio e estinto comune di San Giorgio di Pesaro, è scarsamente popolata, però comunque sia, attenzione sempre massima quando ci sono di mezzo ordigni bellici, proiettili o aggeggi similari.